Ciao a tutti da Mimmo, oggi vi voglio presentare l'NC15 Phoenix. Che dire di quest'arma? Nei casi in cui non ci possiamo avvicinare ai veicoli o velivoli senza metterci a rischio, quest'arma fa la differenza e si dimostra di fondamentale importanza. Ora vi mostro alcuni esempi su come usare al meglio il Phoenix contro qualsiasi target. In questo caso ho appena messo una mina su un Lightning che mi sarebbe scappato via e io per risparmiare C4 di solito metto uno e poi colpisco. In questo caso aziono il C4 e anche se lui scappa via gli do il colpo finale e ho risparmiato le mie risorse. Essendo una persona che fa molto uso di C4 è molto conveniente. O ad esempio ci sono casi come in questo, c'è un tank in fumo, col bazooka normale rischierei di non beccarlo e qui l'ho punito. Un altro esempio dove quest'arma è veramente ottima sono gli aerei, perché agli aerei fa veramente molto molto male. Un colpo basta per abbattere uno shite o un moschito. In questo caso il Galaxy è stato distrutto subito perché era già stato colpito, però vedi, lo shite non l'ha visto arrivare, non c'è il lock on e gli è spacciato. E infatti vedete, un solo colpo e ho battuto uno shite. Un altro esempio che vi posso dare su come usare al meglio quest'arma: mi metto nascosto, sparo dietro gli angoli o a certe distanze dove non sono visibile al nemico. In questo caso è stato fatto dai miei colleghi, però quel colpo che gli ho dato mi ha permesso di avere 455 punti XP. Non vi voglio riempire la testa con troppe chiacchiere, però anche qui vedete un Galaxy abbattuto con l'aiuto dei miei colleghi. Nella prossima sequenza vedrete che sono su una base e sono in difficoltà. C'è un ingegnere di fronte allo spawn, non si riesce a uscire dallo spawn, sta killando tutti i nostri giocatori. Non posso sparare da qui con il mio Phoenix e dei vari mezzi attorno alla base che sparano. L'unica cosa che mi rimane è sparare attraverso gli scudi. Inizierò nell'abbattere questo ingegnere. Ora non vi voglio riempire troppo con le mie chiacchiere, godetevi il mio filmato. Qui è un omaggio, ho appena battuto Clay, che è un giocatore molto importante, e altri giocatori di un certo livello a cui ho presentato il mio Phoenix. Non conoscendolo, hanno avuto le prime esperienze. Spero di esservi stato utile, ci vediamo alla prossima, ciao da Mimmo. Generatore di scudi a rischio. Generatore riparato. Controllo rigenerazione distrutto.